Benvenuti, bentornati nel canale. Oggi, super video shopping di Tiger, finalmente. Mi hanno dato questa busta, io già me l'aspettavo con gli unicorni, invece c'è ancora quella vecchia, peccato. Sono arrivati gli unicorni, come avevano promesso, per fortuna. E io sono andata ben due volte, perché la prima volta sono andata in un Tiger e non c'era quasi niente, infatti era stata un po' una delusione. Poi delle vocine mi hanno detto: vai in un altro Tiger che è pieno. Allora sono andata in un altro Tiger e wow, mi si è aperto il mondo. E infatti ho comprato un sacco di cose a tema appunto unicornoso. Ah, che meraviglia! Poi vi farò vedere anche delle cose, diciamo qualche cosina che mi è arrivata, che ho comprato in giro, che non è di Tiger. Ma iniziamo con Tiger. Allora, vediamo un po'. Prima cosa che ho preso sono questi due, che sono dei portacandela iper glitterosi che mi lasciano glitter everywhere, ovunque. E non hanno gli unicorni, però sono di questo bellissimo glitter che ricorda ovviamente il tema dell'unicorno. A me piacciono i glitter e non piacciono, nel senso che questi mi piacciono. Per esempio nelle maglie non è che amo i glitter, quindi dipende un po', però questi mi piacevano, guardate come sono lucidi. E quindi per 2 per 1 euro li ho presi. Li andiamo a mettere di là. Poi ho preso questo meraviglioso taccuino, quadernino. Guardate che bello! Cioè, come si fa a lasciarlo là? Questa parte è tutta olografica, quindi vedete che fa tutti i colori. Poi ha questo super bellissimo arcobaleno e questo meraviglioso unicorno tenerello. Dietro è anche tutto olografico, cioè bellissimo. E dentro i foglietti sono normali, sono normalissimi e niente, mi piacciono un sacco, super carino. I prezzi adesso bene non li so, questo mi pare che fosse 2 euro, comunque carinissimo veramente. Voglio mettere là anche questo. Poi ho comprato, vediamo, queste due qua per 1 euro, carinissime, carinissime. Adesso le tiro anche fuori dall'astuccino, eh. Eccole qua, che carine, le adoro. Guardate, hanno la gommina ad unicorno e poi la matita è tutta olografica in pratica ed è stupenda. E ce n'erano due per 1 euro, quindi wow, subito prese, troppo troppo carine, le amo. Poi andando avanti ho preso questa. Cos'è? Tadam! È praticamente una piccola torcia, anche questa la vado ad aprire. Io già le usavo una volta e sono molto comode, soprattutto da mettere nella borsetta. Infatti questa finirà nella mia borsetta. Voilà, guardate, tadam! Fa la lucina così. In pratica si deve schiacciare qua in mezzo e fa la lucina. Cioè, guardate come sta bene con le mie unghie. C'era anche nella versione rosa, però ho preso questa qui, perché subito l'avevo presa rosa, poi però ci ho ripensato e forse ho detto è più carina questa qua. E questa finirà sicuramente nella mia borsa. Poi, andando avanti, ho preso questa decorazione. Questa qua, così. È troppo troppo carina. In pratica sarebbe una decorazione di Natale, infatti c'è proprio scritto Christmas Decoration. E boh, c'era così, verde acqua o bianca, però vabbè, io sapete che amo il fucsia e quindi ho detto fucsia. È molto molto bella, l'ho pagata 1 euro questa qua, troppo simpatica, troppo carina, ma occhio perché sono molto molto delicate, quindi la mettiamo là dietro, ok. Poi ho preso due deco tape washi tape con gli unicorni, allora, sì, qua c'è anche, ok, questo è il primo che ho preso con e fucsia con tutti gli unicornini, troppo carino. E poi ho preso questo verde acqua con tutti gli unicornini, così sono veramente veramente belli. Poi ho preso questa, che l'ho presa nel secondo round che vi ho detto, ed è la tazza. Allora, voi non sapete quanto tempo io ho desiderato una tazza così, che con il calore mostrasse praticamente, cioè adesso è così la tazza, se gli metti la bevanda calda esce l'unicorno. Adesso non l'ho neanche ancora aperta, quindi la vado ad aprire così me la guardo bene. Sì, è una tazza semplice, però è molto molto simpatica. Eccola qua,
Praticamente quando versate la cosa calda, l'acqua, il tè, insomma, qua esce l'unicorno, non vedo l'ora di provarla e di assaporarmi, ma c'è da tutte e due le parti, che figata, di qua e anche di là. Pensavo solo da un lato, bellissima. E poi il pezzo forte dello shopping sono queste. Siete pronti? Vado, che cosa saranno mai? Sono ciabatte, ciabatte unicornose. Ovviamente ce n'è due. Allora, le metto nelle manine così. Eccole! Ma guardate quanto sono belle, cioè sono stupende, stupende. E c'erano tutte rosa oppure così, però non lo so, a me piaceva di più bianco con la codina arcobaleno, la criniera arcobaleno e questo meraviglioso unicorno. Le ho indossate per provarle, sono caldissime e il mio gatto ha una paura micidiale, cioè ha paura di questi, ha paura degli unicorni. Però guardate che carine, sono bellissime, le adoro. Come shopping di Tiger Unicornoso ho finito, però non ho finito con l'unicorno perché l'altro giorno sono andata in un altro negozio e a 3 euro, solo 3 euro, c'era una bellissima tazza unicornosa, guardate che bella, è veramente stupenda. C'è scritto Believe Rainbow Unicorn, ovvero credi negli unicorni dell'arcobaleno, è bellissima, veramente veramente bella. C'è sia di qua anche qua che dall'altra parte e sotto addirittura c'è scritto unicorno e quindi niente, non è di Tiger ma è sempre unicorno, quindi ho detto ve la faccio vedere. E poi ho preso delle altre cosine, un po' da Tiger, un po' dai cinesi, eccetera. Quindi ve li faccio vedere così a random. Questi sempre due per un euro da Tiger, due decotape così. Uno è argentato e uno è fucsia metallizzato. Poi, aspettate, andiamo per ordine. Sempre da Tiger ho preso questi qua, che sono i post-it colorati. Avevo già preso veramente, ma non me li avevo fatti vedere, quindi vi faccio vedere adesso. Questi, i cagnolini sticker. Avevo già i gattini e così ho detto prendiamo anche i cagnolini. Ok, e invece dai cinesini, ho preso delle cose che mi servivano per fare una cosa che poi alla fine non ho usato, quindi wow. Comunque, ecco qua. Questo sono delle specie di glitter, però metallizzati. Di questo verde acqua. Poi ho preso questo nastro per fare anche magari pacchettini di Natale, regali, eccetera, che è azzurro e argento. E poi questo che l'ho preso per sfizio, dico la verità, perché non è né natalizio, ma però vabbè, mi piaceva. Questo nastro con tutti i coniglietti che si danno i bacini e si abbracciano, eccetera, i cuoricini, molto molto carino, sempre per un euro. Ok, dovrei avervi fatto vedere tutto. Vi faccio ancora vedere una piccola chicca che ho fatto io sperimentando, quindi un attimino. In pratica l'altro giorno ho provato a fare un cerchietto unicornoso. Non mi è uscito male, vediamo. Però nell'inquadratura non si vede ovviamente perché. Ecco così. Non è uscito tanto male, insomma, non è venuto male. Ho preso praticamente un vecchio cerchietto. L'ho ricoperto di nastro rosa e poi con una stoffa tutta bianca che ho dipinto di questo verde acqua ho fatto il corno e l'ho glitterato tutto con la colla, poi gli ho fatto le orecchiette con il cartone e gli ho messo dei fiorellini. Niente di che, però ecco, boh, ve l'ho fatto vedere. Bene, questo video finisce qua. Come sempre, ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel like. Fatemi sapere cosa ne pensate degli unicorni di Tiger, se anche voi avete fatto pazzie shopping. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!